Allora, salve a tutti. Abbiamo ricevuto questo invito a dialogare sul respiro animale. Quindi con Felice Cimatti e il sottoscritto ci proviamo. Siamo stati lasciati autonomi per mezz'ora e mi veniva in mente, Felice, una cosa abbastanza banale, ma che può iniziare, essere utile per iniziare la discussione, il dialogo. Cioè che il respiro, almeno per alcuni animali, quelli che respirano in senso più classico, sembra essere un primo grande ponte di unione alla diversità della vita. Tu hai scritto un sacco di libri, alcuni più importanti di quelli, diciamo, di una fase mediana delle ricerche parlavano di linguaggio, vita mentale, tutta una serie di caratteristiche che abbiamo utilizzato per distinguerci anche dalla vita animale. Non credo che nessun filosofo, ma qui non lo so, correggimi se sbaglio, sono ignorante in questo senso, abbia mai utilizzato il tema del respiro per dire che siamo diversi dagli altri animali. Non lo so, che dici? Ma guarda, intanto ciao Leonardo, sono contento di vederti anche in questa situazione. Io partirei proprio da un punto anteriore, perché se c'è una cosa che questo tempo ci ha detto, stiamo parlando subito dopo, ancora nella coda della pandemia, e la grande pandemia di questo periodo è stata proprio una pandemia legata al respiro. Cioè ci hanno detto che questa infezione colpisce proprio i polmoni, colpisce l'elemento più base, no? La vita, il respiro. E quindi improvvisamente il respiro è diventato di nuovo così importante, è diventato vitale, no, lo è sempre vitale, però proprio per la sua natura, sempre in movimento, sempre con noi, ora ce l'ha ricordato e ce l'ha ricordato nel modo più crudele possibile. Cioè, guardate che voi siete creature molto semplici, avete un sacchetto dentro il torace, questo sacchetto si svuota e si riempie. Se smette di fare, morite. Non potete più vivere. Allora io partirei proprio da questo elemento, no? Giustamente dicevi te, il respiro ci mette insieme a tutte le creature, a tutti i viventi, ci mette insieme anche a quelli che non sono viventi, ci mette insieme al movimento delle nuvole, ci mette insieme al vento, ci mette insieme a questa, non so, ieri eravamo in giro per la Basilicata. È la parte più estrema della Basilicata, che praticamente è un deserto, un meraviglioso deserto, e anche lì si vedeva il respiro, perché quelle dune erano quasi dune, veramente sembrava di essere un deserto. Anche quelle dune sono modellate dal vento. Allora, se c'è una cosa che ci ha ricordato e che velocemente stiamo dimenticando, perché il fatto che non vogliamo mettere la mascherina, no, che tante persone non vogliono mettere la mascherina, in fondo ci parla di questo, è come se dicessimo. Ma che cosa c'è da proteggere? No? Che cosa c'è di così? Perché devo accettare questa storia della mascherina? Voglio essere libero. Poi la seconda cosa che secondo me potrebbe essere utile in questa nostra conversazione, a lungo abbiamo fatto un'esperienza che tantissimi animali fanno tutti i giorni, cioè l'esperienza di essere in gabbia. Era casa nostra, ma era una gabbia. Siamo stati chiusi dentro casa e per uno strano gioco ironico del destino, tantissimi animali nel momento in cui noi eravamo chiusi in gabbia finalmente uscivano. Allora, no, è stata un'esperienza che abbiamo un po' fatto tutti nei primi tempi di questa pandemia. Noi stavamo a casa e gli animali stavano per strada. Abbiamo visto animali che forse non siamo più abituati a vedere, eppure c'erano. Allora, noi finalmente nelle nostre gabbie case e gli animali stavano in giro. Respiravano in un certo senso. Quindi una delle grandi cose che abbiamo cominciato a capire con questa pandemia è che noi umani abbiamo una posizione un po' particolare rispetto al respiro del mondo. Respiriamo come tutto il mondo, però pensiamo che il nostro respiro sia un po' speciale, vada salvaguardato a tutti i costi, mentre invece ci ha detto questo episodio. Che anche quando noi ci fermiamo non succede niente. A me la cosa che più ha colpito, non so a te, Leonardo, è che noi stavamo a casa preoccupatissimi, i contagi, i numeri, i morti, le tragedie, e tutto il mondo andava avanti tranquillo, completamente indifferente alla nostra preoccupazione. Ma a me viene in mente questa cosa e sarei anche curioso di capire come la pensi. Cioè, secondo me c'è stato, tanto di quello che è successo, dipende anche dal modo con cui è stato raccontato, no? Ci sono stati dei modi di raccontare
questo virus, che hanno ignorato completamente questa comunanza con il resto dei viventi e con l'animalità, anzi, c'è stato un racconto quasi tutto scaricato sulla politica, se vogliamo, del virus, sulle ragioni per cui il virus è nato, anche non accettando le potenziali conseguenze di un atteggiamento, che poi è anche l'atteggiamento di confronto non civile che abbiamo avuto probabilmente con la natura, con il mondo selvatico, della sua generalità. Concordo con quello che dicevi tu, cioè innanzitutto il virus mi ha trasmesso una grande dose di irrilevanza totale, cioè non credo di, non che io mi sia mai sentito rilevantissimo, però non mi sono mai sentito così rilevante come nell'osservare il fatto che il pianeta in qualche modo se ne fregava della nostra sorte, no? Andava tutto come la natura in qualche modo decideva che andava, noi non avevamo più alcun tipo di importanza. E poi un tema molto importante che non so quanto possa essere rilevante, adesso me ne trovo a parlare con te, l'hai spostata immediatamente giustamente in una forma di attualità che poi non è un'attualità, è come dire proprio quello in cui siamo stati immersi nell'ultimo periodo, non è un caso forse che tanti filosofi, scrittori si sono poi confrontati con questo tema, è che la cosa più invisibile del mondo ci siamo accorti di essere importante. Ci veniva in mente che probabilmente noi non ce ne accorgiamo, ma nuotiamo nell'aria esattamente come i pesci nuotano nell'acqua, solo che noi non percepiamo questo elemento, ma percepiamo altri elementi, che questo elemento è stato così poi profondamente rilevante in questo periodo. Però appunto volevo provare a parlare di questo, anche perché sono molto curioso, perché noi ci siamo visti all'inizio dell'epidemia, ed entrambi eravamo completamente preparati a quello che sarebbe successo, no? Ora, come dire, hai il lusso di vedere le cose da una prospettiva diversa. Tu hai scritto anche delle cose su Fata Morgana, io ho seguito un pochettino, anche il tuo cambiare idea, per esempio. Secondo me è una cosa abbastanza poco comune in filosofia, perché alcuni hanno tenuto dritto nel loro racconto. E questa cosa del coronavirus, come l'hai percepita tu? No? C'è stata una buona parte della filosofia che l'ha raccontata come una narrazione biopolitica, come una narrazione di stretta e di controllo delle nostre vite, delle nostre esistenze, le strategie che sono state adottate, che sono delle strategie, tu prima hai richiamato la comunanza tra l'essere in gabbia degli animali e il nostro essere stato in gabbia improvvisamente, no? Quindi questa politica di applicazione immediata al corpo, alle restrizioni, al dover stare chiusi in casa, c'erano dei momenti che davvero ci hanno fatto sentire probabilmente nello zoo, ci guardavamo dalle finestre, guardavamo le ombre, esattamente come guardiamo gli animali da lontano, e non sono mai gli animali, esattamente come noi non eravamo più esseri umani probabilmente nel momento in cui ci hanno chiuso in casa. Una prospettiva tra tutte è stata quella di uno dei più grandi filosofi viventi, non soltanto italiani, no? Che è stata Giorgio Agamben, è stata infinitamente dibattuta, ma che è stata un poco ancorata a una narrazione del coronavirus come qualcosa di animale, no? Sì, no, è vero. Questa cosa del respiro, no, pensa ancora, no? È ben scelto il tema del respiro, perché intanto come arriva a noi il virus? Con il respiro, con l'aria, il movimento. E questo ancora una volta ti dice, appunto, hai usato una bella immagine, noi nuotiamo nell'aria come un pesce nuota nell'acqua. E questo fatto che il virus passa con l'aria, con il movimento, intanto ti dice, rispetto a alcuni degli spunti del dibattito di queste settimane, di questi mesi, intanto cosa c'è di più naturale dell'aria? Rispetto a tutti quelli che dicono il virus è un'invenzione umana, una sciocchezza infinita, no? Il virus c'è da sempre, noi siamo fatti, tra le tante cose che abbiamo letto in questo periodo abbiamo scoperto che siamo fatti di virus, cioè una buona parte del nostro genoma è virale. Probabilmente non potremmo vivere come umani se non fossimo stati nel passato infettati. Ed è probabile che quello che sta succedendo ora, no? con tutte le cautele, è che ci stiamo un po' adattando a questo virus. Sembra che il virus sia un po' meno mortale di quanto fosse all'inizio. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci siamo adattati al virus e lui si è adattato a noi. Allora, ancora una volta, una grande normalità biologica di tutta questa faccenda. E tutto l'eccezionalismo, la fine del mondo, la storia, eccetera, eccetera, un po', se uno lo vede in questa prospettiva, rimane stupito. Poi c'era un'altra cosa che, sempre del movimento,
che mi ha colpito è del Noi umani in gabbia, forse te l'ho raccontato, forse siamo sentiti un'altra volta, ma a un certo punto, no, come tutti quanti, io andavo sul tetto di casa mia, stavo un po' là sopra, perché c'è un piccolo laboratorio, e il tetto si apre su un terrazzo, in realtà sopra il laboratorio c'è proprio il tetto del palazzo, e lì aveva fatto un nido un gabbiano, una coppia di gabbiani, non so se i gabbiani vivono in coppia, se sono monogami, come so. Comunque c'erano dei gabbiani, e c'erano dei piccoli di gabbiano, e quindi come io mi avventuravo sul terrazzo, questo gabbiano, o la femmina, o il maschio, mi faceva capire che non era il caso di stesso. La cosa interessante è che era lui che guardava. Rispetto a quanta filosofia si chiede, no, il gatto mi guarda, io guardo l'animale, cosa c'è, tutta questa storia stucchevole dello sguardo animale, ora eravamo noi gli intrusi, evidentemente eravamo noi gli intrusi. Lateralmente siamo tornati ad essere gli intrusi del mondo degli animali, e questo ancora una volta mi sembra, no, faccia parte un po' del tema del respiro. Il respiro non è roba nostra, il mondo è il respiro, e questa faccenda forse può servire per ricordarci questo elemento essenziale, che siamo respiro. Respiro vuol dire movimento, vuol dire spostamento, vuol dire anche permettere a quel gabbiano, non so se era un maschio o una femmina, di guardarmi. E quando ci vedevamo, io e quel gabbiano, non è che vedevamo, lui non vedeva felice, io non vedevo il gabbiano, eravamo due animali che si incontravano, contendevano uno spazio simile e dovevano trovare un accordo. Questa potrebbe essere anche un'altra delle cose che il tema del respiro ci ricorda. Tutti respiriamo, tutti abbiamo bisogno dell'aria. Non possiamo pensare che l'aria sia roba nostra. E questo va molto al di là del tema dell'inquinamento, dell'antropocene. Tutto questo dibattito è segnato da un'infinita presunzione umana. Ecco, da questa vicenda, ammesso che ne esca, con la sensazione, sarà per questo che in queste settimane avevo così bisogno di vedere luoghi senza umani, dopo aver visto le città senza umani, perché luoghi senza umani vogliono dire luoghi che hanno fatto benissimo senza di noi. È come se avessi bisogno, ora che la quarantena per un po' è finita, speriamo per sempre, quella sensazione di essere di troppo rispetto al mondo, di essere un pezzo del mondo, secondo me è un'esperienza importante e che non dobbiamo dimenticare troppo velocemente. E allora questi luoghi, questi spazi, il respiro, il vento, perché è così bello il vento? È anche così malinconico il vento, perché il vento ti ricorda esattamente questa sensazione, non è tuo, non ti appartiene, non appartiene nemmeno al vivente, il vento, l'aria, il movimento è puro movimento. E allo stesso tempo è malinconico, perché ti accorgi che tu invece sei in un posto, sei radicato da una parte, è come se uno invidiasse, no, la possibilità che ha il vento di essere sempre in giro. E quindi no, penso che sia molto ben scelto il tema del respiro quest'anno, perché poi il respiro ti dice anche non solo che tutto il mondo respira, da quanto è antica questa, il mondo è movimento, è respiro, ma è anche un modo per dirti, per una volta prova a fare esperienza nel tuo essere bisognoso di quel respiro. Tu pensi di essere così speciale, così superiore a tutto, e poi basta una cosa così scontata, ovvia, naturale, l'aria e non ce la fai. E infatti, da questo punto di vista, con grande anche sconcerto, abbiamo scoperto quanto siamo legati. Sì, forse è stata questa scoperta, che poi è una scoperta che abbiamo coperto in tutti i modi possibili, perché da un lato ci si è mostrata, ma immediatamente siamo andati a coprire come potevamo questa cosa di un'irrilevanza che tanta filosofia raccontava, ma che abbiamo sempre ignorato in tutti i modi possibili. Mentre parlavi, mi viene in mente che effettivamente tanta della narrazione è condita da un moralismo di base, che poi è il moralismo che poi di una ecologia superficiale o di tanti dei movimenti che in questo momento in realtà raccontano l'antropocene, anche ancora una volta per ribadire l'importanza dell'essere umano, no? Anche questa intrinseco legare il destino del pianeta alla parola uomo, alla parola umano, è abbastanza evidente, no? Come se questi due destini si potessero davvero sovrapporre l'uno sull'altro. Quando è ovvio, abbiamo tracce del pianeta che va avanti
ovunque nei posti malnato per le tragedie nucleari, dove la biodiversità a suo modo è riesplosa. Adesso ho visto da poco che c'è una città dell'India, non mi ricordo come si chiama, che è letteralmente in base alle scimmie, e gli esseri umani se ne sono costretti a scapparsene, quindi ci mostrano nel qui e ora tanti possibili soluzioni. Non lo so, secondo me forse la fretta peggiore, io ho come tutti una sensibilità a questa fretta, proprio mi rendo conto che è eccessiva, è quella di aver connotato di etica quello che è capitato, di aver dato immediatamente un significato morale. È successo questo, dunque non fare questo, oppure è successo questo, non dovevamo fare quest'altro. Mentre invece c'è qualche cosa di ineluttabile, che appunto quello che dicevi tu, che io ho scoperto pure a mie spese, perché non sapevo neanche la differenza tra un virus e un batterio, in realtà la sono andata a leggere, a studiare, come molti probabilmente durante i giorni della quarantena. Sapevo che il virus non fosse vita, non sapevo che eravamo così conditi di virus come tutti raccontavano. Non è che probabilmente è semplicemente un meccanismo delle metamorfosi condizioni dell'esistenza, che serve per cambiare, per dare nuove forme. Guarda, alle cose. Non so nemmeno se serva, perché secondo me questa cosa del virus, no, è, da questo punto di vista, è l'animale più filosofico che esista, perché non è un animale, non è un vivente. Cioè, i biologi, gli zoologi non sono chiari su questo punto. Proviamo a ricordarlo per noi e pure per chi, magari per le due persone che ci ascolteranno. Il virus è il materiale genetico che vive della vita altrui. E se noi ci pensiamo, noi siamo esattamente questa roba qui. Noi, io e te, Leonardo, noi per vivere abbiamo bisogno di mangiarci pezzi di vita. Sì, sì. Siamo una forma più evoluta di virus. Siamo un virus che dice di se stesso di non essere un virus. Allora, mettere in campo subito la storia dell'etica, no? È un virus che è stato costruito a tavolino, sarà forse, ma i virus esistono da infinitamente più tempo di quanto esistessero, da quanto esistono in laboratorio. Le epidemie non sono un'invenzione, sono state epidemie spaventose, pensa alla peste nera nel passato, secoli fa, quindi non è affatto un'invenzione umana. Anche questa storia, perché distruggiamo le foreste, i virus c'erano pure quando le foreste ricoprivano la maggior parte della... Sì, al limite cambia la velocità di diffusione. Però, diciamo, perché darci tutta questa importanza? Allora, un po' questo è il punto del tema del respiro. Il respiro, se c'è una caratteristica proprio filosofica, è che non è di nessuno. Uno che trattiene il respiro muore. Quindi il respiro è per definizione è l'inappropriabile. È l'improprietabile. Dice: l'aria è mia, ma che stai dicendo, idiota? Se te la tieni ferma, muori. Allora, il virus, nella sua piccolezza, ci dice questa cosa elementare: ci sto io, ci state voi umani, e ci sta tutto il resto. E ci sta tutto il resto che va avanti. No, un'altra cosa che è un'esperienza niente di straordinario, l'abbiamo fatto, non so te. Tu eri, non so se eri a Milano o a Roma, o a Torino o a Roma, tu sei stato a casa nostra, noi siamo vicini, sì, a un parco, una grande villa, che si chiama Villa Panfili. Meraviglio. Dove non si poteva entrare, naturalmente, anche lì le stranezze, cioè il luogo dove l'aria era più pura, anche qui, no, i paradossi della respirazione, non si poteva entrare, bisognava guardare attraverso le sbarre per vedere, eravamo in gabbia, avevamo messo in gabbia pure il parco. Comunque, per dirti, l'aspetto più curioso è che in poche settimane l'erba era diventata altissima. Sembrava la savana. Che cosa ci ha detto questa cosa? E siamo dentro Roma, è una città molto inquinata, una città lurida, sporchissima. Bastano poche settimane in cui gli umani non sono lì e tutto... Quel posto era straordinario. Ed era interessante che poteva essere straordinario perché noi lo guardavamo. Ora, non per dire che quel posto... Ora, meno male che hanno riaperto la villa, e quindi si può andare dentro quel parco. Ma rispetto a tutti quelli che dicono la tragedia, l'umano distruggerà, ma non distruggerà un bel niente, inquinerà tutto. E poi ci saranno dei virus, ci saranno degli animali diversi. Non credo che abbiamo il potere di distruggere la vita sulla terra. Non credo che abbiamo questo potere. E questo non è una forma di impotenza, è una forma anche di dire: ma guarda quanto è potente la vita. Un affarino così piccolo gira, si muove, no? Si sposta. Per non parlare, parentesi, anche questa andrebbe ricordata a tutti i moralisti, a tutti
quando arriverà il vaccino, ammesso che arriverà il vaccino sarà un organismo geneticamente modificato. Virus, vaccino vuol dire organismo geneticamente modificato, a cui fai fare qualche cosa per salvarci la vita. E allora che facciamo? Diciamo di no? Perché è un OGM? Anche rispetto a tutta questa storia, l'ambiente, la purezza, secondo me una delle lezioni di questa faccenda è che chi parla di purezza, di natura, equilibrio incontaminato, non sa di che parla. La natura è virale e quindi è infetta. Ecco, l'altra cosa che viene fuori da questa faccenda, la natura è infetta. Tutti noi, dalla storia degli organismi, i pipistrelli, il pangolino, l'umano, è un continuo processo di infezione. Infatti noi qui ci siamo, se uno va a vedere come abbiamo provato a fermare l'infezione, l'unico modo che abbiamo trovato è far finta di essere animali asettici. Se abbiamo le mani. Ma quanto può durare questo? No? Che vita è una vita così? Poi non ce la facciamo, lo vedi? Sì, sì, no, ma la sanificazione dell'esistenza è stata sicuramente, come dire, un tentativo anche abbastanza maldestro di provare a mettere la nostra stessa vita dentro una teca, no? Per proteggerci da tutto quello che crollava fuori. Vero che poi la paura esprime il mostro nei modi più incredibili e più stravaganti, no? Quindi alla fine abbiamo fatto la cosa più... come dire, più ovvia e triste allo stesso momento, cioè pur di salvare la vita, ha messo in ballo un sacco di cose, secondo me, il coronavirus, e probabilmente ne metterà in ballo ancora molte, sperando che non ricapiti niente di che, anche soltanto, secondo me, il primo grande romanzo che parlerà di questa cosa deve ancora venire, passerà del tempo, idem la filosofia o l'arte, cioè bisogna capire quante cose ha smosso, perché ha messo nel piatto della bilancia se conti vivere o sopravvivere, se conti più un'esistenza libera o un'esistenza sanificata, se conti di più la comunanza col mondo animale o la dominazione del mondo animale, cioè, ha messo insieme una quantità di espressi e ha trovato, secondo me, preparati anche moltissimi filosofi, pensatori, critici che l'hanno presa soltanto da un lato, dal lato della coercizione, dal lato delle implicazioni politiche, dal lato del controllo, cioè, tentativi interessanti, secondo me, di descrivere questa cosa sono stati pochi. Forse uno dei più interessanti, paradossalmente, l'ha fatto Žižek, che aveva quel libro in ebook che si aggiornava in continuazione, quindi era cosciente del fatto che qualsiasi cosa diceva l'avrebbe dovuta cambiare la settimana dopo, perché voi non vuoi, quando sei dentro un processo, provare a descriverlo come se fosse la peste del 1300, è abbastanza, come dire, impossibile, e perché appunto ha rimesso in ballo una nozione a te cara, che è quella del movimento, e quando tu provi a descrivere un'entità che si muove in continuazione e tu sei dentro quel movimento, è molto difficile, se non appunto è completamente impossibile, perché noi tutti all'inizio abbiamo detto cose tipo è solo l'influenza, poi abbiamo sbagliato, poi ci siamo resi conto, perché sei dentro un processo, che è il processo della natura, che, come dicevi tu, è instabile per definizione. Certo, in quanto instabile, l'idea di riportarla a una presunta stabilità è ridicola ancor più che probabilmente cercare di stabilità. Secondo me anche dalla nostra conversazione viene fuori che non è che noi raccontiamo il tema del respiro, il tema del respiro animale connesso al Covid, tirando fuori un qualche tipo di argomento, di tesi che sia sufficiente o interessante per chi ci ascolta. È un parlarne, perché siamo dentro questo processo di stesso mi interrogo su quante cose abbia tirato fuori. Secondo me l'esigenza che avevi tu è di andare nella parte desertica della Basilicata. È vero che c'è una narrazione del fatto che tutti vogliono tornare nelle discoteche a fare le attaccati e via dicendo, ma secondo me un sacco di persone dopo la quarantena hanno l'esigenza di questa solitudine nei confronti della natura che hai avuto tu, perché tante cose sono state congelate all'improvvisamente, ci siamo accorti probabilmente, non moralisticamente, ma in modo più trasparente possibile, che molte delle nostre esistenze le facciamo senza renderci conto di tantissime cose. Per me la stabilità è stata un'esperienza a tutti gli effetti, perché... Guarda, c'è un'altra cosa, è vero, no? Aggiungere un'altra cosa, che almeno un altro aspetto che è stato evidente,
non so, forse un po' in parte era successo qualcosa del genere quando attaccarono le torri gemelle, però ancora eravamo un po' agli inizi di internet. Ora, la cosa che è stata evidente è che dopo un minuto la quantità di discorsi sull'infezione era mostruosa. Mostruosa. Tu vai a vedere, fai una ricerca su Google, escono miliardi di commenti, ricerche, pensieri. E che cosa dice questo? Dice intanto, prima cosa, è la totale ingovernabilità di questo fenomeno. Quindi, se vuoi, in un certo senso, è la sua irrespirabilità. Basta, non ce la faccio più, non mi state a scacciare scienziati, pazzi, complottisti, politici, persone per bene, delinquenti, tutto. No, miliardi di cose dette, tutto in contraddizione una con l'altra, ahimè. Tra l'altro, questa parentesi nella parentesi, se c'è una cosa che ha dimostrato l'infezione della Covid, è quelli che insistevano, dobbiamo tornare ai fatti, contro le interpretazioni, è il trionfo di Nietzsche. Ci sono solo interpretazioni. Quindi non abbiamo capito qual è il fatto. Qual è il fatto di questo? Ci vorrà un sacco di tempo per provare ad arrivare a capire qual era il fatto di cui abbiamo parlato. Sì, la gente moriva, ma muore per tanti motivi, le persone muoiono. E quindi questo è l'altro momento. E poi l'altro elemento torna ancora il respiro. Noi per parlare usiamo il respiro, moduliamo il respiro per produrre suoni. Paradossalmente, per produrre suoni parlati, dobbiamo però un po' arrestare il respiro. Quindi tutto l'apparato fonoarticolatorio è un apparato che produce delle brevi interruzioni del respiro per produrre i suoni articolati che noi produciamo. Allora, no, dicevamo il deserto, il silenzio, Villa Panfili durante la quarantena. L'aspetto che in un certo senso era contemporaneamente inquietante e rassicurante, erano posti silenziosi. Secondo me l'altra cosa da cui usciamo è basta, voglio silenzio. Non voglio più sentire qualcuno che mi spiega come devo fare, cosa non devo fare, come devo pensare, come devo sentire in colpa. Cosa? Troppe parole, veramente troppe parole. E ancora una volta torno agli animali. Gli animali non bloccano il respiro per parlare. Se c'è una cosa che abbiamo capito con nettezza, che gli animali non parlano. Tuttavia ogni tanto comunicano, ma gli animali non parlano. Gli animali non commentano il mondo, vivono il mondo, esattamente come si dà a loro, come si offre a loro. Quindi l'altra cosa che ci ricorda il vento, no, prendiamo il vento come immagine del respiro, il respiro della vita, il vento soffia, non si ferma. Tuttavia il vento produce quella strana musica che è il vento, no, quando soffia, sai, le foglie di un albero. Quando passa e scontra gli elementi. Ecco, quando lo senti lì. Ecco, l'altra cosa appunto che mi viene in mente di queste giornate nel centro Italia, ci sono molte pale eoliche, che sono peraltro meravigliose. Io non so come possono essere contro le pale eoliche. Cioè, sì, sulla Salerno-Reggio Calabria cominci a vedere questi scenari stupendi di questi elicotteri bianchi, sono bellissime. Alcune c'erano anche tracce di animali che poverini si erano schiantati contro, ma la stragrande maggior parte di quelle pale non sono macchiate da sangue animale. E comunque quelle pale eoliche erano un modo di avere a che fare con il vento senza troppo disturbarlo. Quindi direi, il respiro va ascoltato, non va commentato, inizialmente, cioè, abbiamo fatto altro che commentarlo, quindi lo dice uno che ha commentato tutto il tempo, quindi pensa a te stesso, però rimane il fatto che arriva un momento in cui il respiro va semplicemente così lasciato soffiare. Naturalmente non respiro vuol dire anche, no, tu ora sei in Sicilia, pensa al mare, no, la battiglia, quanto è meraviglioso quel movimento, l'onda che si rifrange e torna indietro e ricomincia. Secondo me la cosa bella di questa faccenda è quanto è bello il soffio della vita. Nelle sue varie manifestazioni ci sta pure il virus. Quello pretende un posto a tavola come lo facciamo, come vogliamo noi. E per un po' ce ne dimenticheremo, ma sarà difficile dimenticarcene troppo. E quindi no, tu dicevi, ci vorrà tempo per avere un romanzo. Posso dirti, io spererei che non ci sia un romanzo che ci racconti. Temo che arrivi però. Che non ci sia un'opera d'arte che abbia come tema il virus, perché ricominceremmo e ci mettiamo dentro i cinesi, l'antropocene, e sarebbe un modo per non capire quello che succede. Naturalmente arriverà, magari lo scrivo io questo libro, per giocare, però non sarebbe, per quanto mi riguarda non sono curioso di leggerlo.
Credo che mi pare di capire che noi avevamo mezz'ora di tempo per fare questa chiacchierata e questa mezz'ora più o meno è passata. Certo, anche quello che stiamo facendo noi è frutto di quello che è successo, se no non saremmo online, ma saremmo stati di presenza a Torino a raccontare queste cose, che poi a furia di dire di non commentare, alla fine siamo sempre qua che commentiamo, c'è poco da fare. Ci siamo abitati anche noi in questa cosa, Felice. Grazie a chi ci ha ascoltato, un saluto e buon proseguimento. Grazie, Felice Cimatti.